Allora, salve a tutti, siamo ritornati dalla pausa estiva, per verità abbiamo fatto pochissime ore di sosta visto i problemi che dovevamo affrontare, però riprendiamo questo nostro incontro con la diretta, una diretta che abbiamo più volte voluto difendere anche sui tempi, l'abbiamo prevista di fare ogni lunedì, ci scusiamo perché questa prima nostra giornata di ripresa siamo un'ora in anticipo. Poi continueremo a ristabilire quell'orario attorno alle 15 di questo nostro confronto che faremo sulle vostre domande che arrivano ancora tantissime, centinaia e centinaia di domande in queste settimane, molte arrivano in diretta e quindi incroceremo un po' le domande che avete presentato e che avete mandato in questi giorni più quelle che arriveranno in diretta. Quindi iniziamo subito e ringrazio. Voi sapete che noi abbiamo previsto sempre la presenza di un giornalista, abbiamo chiesto all'ordine di fare un po' delle priorità rispetto ai professionisti che ci danno una mano in questo, che una parte è la collaborazione, per alcuni aspetti è un elemento di garanzia e di trasparenza, che tutto quello che viene è registrato ed è anche scelto sostanzialmente dalla redazione in base a quelli che sono gli argomenti chiaramente più richiesti, le domande più richieste. Quindi ringrazio Mario Zaccaria, che è il responsabile dell'agenzia ANSA della Regione Campania. Grazie, grazie Mario, e quando sei pronto io sono qua. Grazie Presidente, grazie soprattutto per il fatto che mi diate la possibilità di partecipare a questa che è un qualcosa al quale difficilmente si è abituati, cioè la possibilità di avere veramente delle interviste in diretta con un esponente politico così importante come il Presidente della Regione, cosa che per la verità non è particolarmente usuale. Cominciamo con le domande, ce n'è una di natura di sapore politico, Leila Barbieri, che chiede se invece di aumentare le tasse non sia giusto far pagare i politici precedenti che hanno governato male, causando così un buco di bilancio. Devo dire, è una domanda mi viene rivolta spesso e oggi è stata anche formalizzata attraverso una richiesta via mail, ma spesso quando incontro tanti cittadini che hanno le tasse più alte d'Italia, noi in Campania abbiamo le tasse più alte d'Italia, paghiamo le tasse più alte per il disastro sanitario, quindi per il buco sanitario e per lo sforamento di cassa che abbiamo ricordato più di una volta. Voglio anche ricordare ai cittadini campani che non sono loro solo a pagare le più alte tasse, o noi a pagare le più alte tasse, ma per una parte degli errori fatti dalla Regione Campania a pagare sono anche i cittadini italiani, perché per una parte va sulla fiscalità generale. Oggi la nuova norma prevede, per fortuna, una responsabilità degli amministratori, quindi in futuro l'amministratore che non ha governato bene ha creato le situazioni di disastro economico, paga in proprio, sicuramente non potendosi più ricandidare, quindi non potendo più partecipare alle elezioni. Poi è chiaro che c'è una responsabilità diversa, che è la responsabilità che deve essere accertata, come prevede la legge, dall'autorità competente, in questo caso dalla Corte dei Conti, quindi la Corte dei Conti poi ha i suoi tempi per andare a individuare delle responsabilità. Però quel primo passo che è stato fatto in questa legge, che ha fatto il Parlamento, che ha voluto il Governo, che ha fatto il Parlamento, di individuare i responsabili. Oggi non è più possibile pensare che un politico lasci una situazione di disastro finanziario e non ne paghi in prima persona. E la prima cosa che paga, al di là della Corte dei Conti, è quello che se non porta i conti in ordine non può essere ricandidato. Bene, c'è un altro cittadino, Cimarotta, il quale chiede di effettuare uno spoil system di tutto l'apparato bassoliniano, colpevole a suo giudizio di aver dilapidato le risorse della regione tramite le partecipate ed altri sistemi. Mario, io cerco sempre di non personalizzare, però capisco che c'è anche un giudizio politico che noi abbiamo dato molto severo e non peraltro abbiamo vinto le elezioni perché i cittadini ci hanno dato una stragrande maggioranza proprio perché non erano contenti di quello che c'era. Però io tendo a non personalizzare, quindi penso sempre che la responsabilità non è mai individuale. Io penso che alla fine ci sono tantissime persone capaci che nell'amministrazione regionale, quello che conta è andare a individuare le responsabilità e la meritocrazia. Chi vale e dimostra di valere al di là ora del colore politico, soprattutto se si parla di pubblica amministrazione, per la sanità,
per tutti questi argomenti, chi è bravo e raggiunge gli obiettivi, e quello è l'unico elemento sul quale bisogna valutare un dirigente, bisogna valutare un presidente di un ente. Chi amministra la cosa pubblica, al di là del colore politico, che può averlo, è giusto che lo abbia, però poi deve dimostrare nei fatti che è in grado di governare e di dare delle risposte, risposte che sono sulla sanità, sui trasporti, quindi è lì che si misura. Certo, oggi non è facile avere responsabilità, perché al di là della volontà dei singoli, quando poi subisci tagli, hai delle azioni molto violente sul piano dei conti pubblici, anche chi oggi è in prima fila ha difficoltà a dare delle risposte al di là della propria capacità. Però per tornare alla domanda, è evidente, chi sbaglia deve pagare, anche questo varrà anche per gli amministratori, però misuriamo tutti quelli che governano servizi pubblici e denaro pubblico su quello che producono e quindi sul merito. Bene, uno dei cavalli di battaglia da parte dei cittadini che hanno la possibilità di fare direttamente delle domande al Presidente della Regione, e non poteva essere diversamente, il tema dei rifiuti. Il signor Crescenzo, per esempio, dice: è mai possibile che per risolvere il problema ormai ventennale dei rifiuti in Campania non sia stata trovata altra soluzione che il trasferimento a mezzo nave? Invece di esportare cultura, bellezza e storia, esportiamo monnezza? È questa l'immagine che il mondo deve avere di noi? Beh, come si fa a non essere d'accordo sulle considerazioni che faceva un cittadino che dice: viviamo un'emergenza. Allora, prima di tutto, chiariamo una cosa. Se si portano i rifiuti fuori, lo ha fatto anche Bertolaso. Ricordate, Bertolaso ha portato i treni in Germania. Oggi si vogliono portare le navi altrove, è emergenza. Non è un elemento di orgoglio da parte nostra, cioè, non può essere un elemento di orgoglio. Anzi, dobbiamo chiedere, non dico scusa, ma insomma, ai paesi che ospitano, che prendono il conferimento. Ricordiamo che comunque è un conferimento pagato, sia ben chiaro. Quindi. Però noi abbiamo la necessità oggi di superare ancora una fase di emergenza, e uno degli strumenti, come ha fatto Bertolaso allora, è trovare attraverso le navi degli impianti che ci rendono disponibili il conferimento dei nostri rifiuti, perché l'emergenza è pulire le strade, questa è la cosa più importante da fare. Quindi ha fatto bene, facciamo bene tutti, questo vale dal sindaco, dal presidente della provincia, dal presidente della regione, ma soprattutto dagli assessori che se ne occupano, a risolvere l'emergenza, ma non può essere per noi un elemento di orgoglio, e può essere una cosa transitoria, breve, perché comunque è più costosa. Quindi i nostri contribuenti, i nostri cittadini comunque pagano di più, non tanto per il conferimento locale oggi, ma in un sistema di rifiuti come lo hanno tutte le regioni, quindi con le poche discariche necessarie e controllate, con gli impianti intermedi che trattano il rifiuto in maniera regolare e con gli impianti di termovalorizzazione, perché non ci sono soluzioni alternative al termovalorizzatore. Lo ha tutta l'Europa, tutto il mondo e tutta l'Italia, tutte le regioni. Quando ci sarà una soluzione alternativa, questa mattina abbiamo fatto una conferenza stampa per un modello alternativo sperimentale a plasma, con un sistema ancora più pulito, diciamo, però non è ancora in condizione di poter lavorare su larga scala. Quindi questo va fatto perché è l'unica soluzione, però per realizzarlo nel frattempo l'emergenza va risolta, e quindi va risolta anche con il conferimento all'estero. Tra l'altro ricordo che queste navi, le navi che si organizzeranno per andare all'estero, andranno in impianti che sono i termovalorizzatori. Quindi, come si vede, tra l'altro in Europa del Nord, quindi non certo in un'Europa molto più evoluta in questo senso. E quindi sulla vicenda dei rifiuti non si possono fare battaglie politiche, non si possono utilizzare bandiere politiche né ideologie, bisogna essere pratici, bisogna risolvere il problema come lo si risolve in tutta Italia e si risolve in tutta Europa, ed è questo è l'obiettivo. E quindi, per rispondere alla domanda e ritornare alla domanda, non dobbiamo essere orgogliosi di trasferire invece cultura, che facciamo, perché non ci dobbiamo buttare giù, siamo primi in Italia in termini di investimento sulla ricerca e sulla formazione, abbiamo eccellenze straordinarie, insomma, abbiamo rilanciato il San Carlo, il sistema museale, quindi abbiamo, insomma, lavoreremo su Pompei, quindi non dobbiamo avere paura di questo. Però questa vicenda dei rifiuti, certo, mandare via i rifiuti, mandare all'estero invece che mandare cultura e solamente le nostre cose belle, non è una cosa positiva, e quindi bisognerà farla per il periodo necessario
per l'emergenza prima di realizzare l'impiantistica, così come avviene in tutta Italia.